Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Mi ha appena citofonato il corriere e mi ha lasciato un pacco da 6 kg. Ho comprato questo calendario dell'avvento che è stato un regalo veramente del mio ragazzo per Natale in anticipo, perché ovviamente andrebbe scartato il 1° di dicembre. Ma volevo farvi un video, ve lo volevo fare vedere, quindi credo che aprirò adesso le caselle, però poi rimpacchetto tutto, anche perché oggi è il 9 o il 10, l'8 forse di novembre, insomma, siamo ancora agli inizi di novembre e quindi avrò dimenticato già tutto il 1° di dicembre e quindi adesso lo apriamo. A questo bellissimo fiocco, è bellissimo di questo blu. Spero di poter anche conservare questo cartone perché è veramente bello. E questo è il calendario dell'avvento di Sephora UK, che non credo voi possiate reperire in Italia. Spero di sbagliarmi perché sembra veramente bellissimo. Andiamo subito ad aprirlo. Sto provando a farcelo stare tutto nell'inquadratura. Wow! Ok, è gigante, non so se riuscite a vederlo. Devo un attimo sistemare meglio la telecamera per riprenderlo tutto. Ok, ci siamo. Iniziamo subito dalla prima casella, che è enorme. Ci sono due cose. Wow, c'è un prodotto di Elemis che io non ho mai provato. Vi ricordo che questo calendario è un po' costoso, di fascia un po' alta, e quindi ha brand in teoria alti. Questo qui, no, è plastica questo, sembrava vetro, perché anche perché è freddissimo. Quindi questo è un tonico all'albicocca calmante. Buonissimo. Io ho un tonico aperto, ma non vedo l'ora di iniziare subito questo. Il secondo prodotto, oh, questo è vetro, sicuramente, è della Pai, so essere una buona marca, ma io non ho mai provato niente. E che cos'è? È un olio pulente, un cleansing oil. Quindi va a levare il trucco, il make-up. Fantastico questo perché io ho la pelle secca, quindi mi serve sempre qualcosa con dell'olio per struccarmi. Non vedo l'ora di usarlo. Io ricompongo tutto. Qui è arrivata anche l'aiutante, non so se la vedete. Andiamo a cercare la numero 2, Lana. Non la trovo, eccola. Molto leggera. Ah, c'è anche questa velina. E troviamo un mascara di Too Faced, l'iconico mascara. Lo prende? No? Ok, il Better Than Sex. Wow! Così ci facciamo le ciglia. Lana, non lo apro perché ho 6 milioni di mascara aperti, ma non ne ho uno costoso così. Io una volta questo l'avevo comprato, però poi costava 30 euro. Io con 30 euro praticamente mi faccio tutta il make-up dalla crema al rossetto e quindi ci ho rinunciato. Ma questo è bellissimo! Wow! Due caselle, tre prodotti in full size. Meraviglioso. Andiamo alla 3 che è qua sotto. E cosa? Oh, come si chiama questa? Sol Janeiro? Un elastic cream. Credo sia una crema per il corpo. O forse no. Qua dice ricca con retinolo, cacao oil. E collagene. Devo capire se è una crema corpo o una crema per il viso.
Body cream, c'è scritto, è una crema per il corpo e su questa marca è molto famosa. Bene, io non uso tante creme corpo, dovrei iniziare. Andiamo alla casella numero 4, che è qui. Ok, c'è questo cos'è? Una mousse pulente della Declore Paris. Non l'ho mai sentita questa marca, ma è un altro, diciamo, struccante mousse pulente. Quindi abbiamo trovato l'olio e anche la mousse. Questo è 50 ml, credo sia comunque sempre una travel size almeno, è una degna mini size, non è una quelle cose di un grammo che di solito ci sono nei calendari. Quindi perfetto, bellissimo. Mi sta piacendo molto finora. Andiamo alla 5, qua su. Era quasi aperta. C'è un bellissimo odore, non so da dove proviene. Insomma, abbiamo trovato questa che è della marca Omorowicz Budapest, che è una Deep Cleansing Mask, quindi una maschera pulente, anche questa. Questa credo sia una mini size perché 15 ml, ma comunque un'ottima size. Non conosco la marca perché non compro queste cose costose solitamente. Andiamo alla numero 6 che l'ho vista qui. Oh, questo farebbe felice The Lady, sicuramente seguite i suoi video. Questo è un della Nails Inc. London, è uno smaltino rosso, si chiama Peppermint Place. E niente, questo lo possiamo aprire. Niente, è uno smalto rosso e questo lo metterò sui piedi a Natale, perché sulle mani col lavoro che faccio non posso averne. Numero 7. E qui ci sono due cose. Paura che non siamo messi a fuoco. Allora, la prima della Virtù, credo si pronunci così. Metterà a fuoco? Sì. Ed è un esfoliante per il cuoio capelluto. Wow. Strano questo prodottino, però è interessante. Ed è 15 ml, quindi credo che. Bell'odore! Bene, questo fa comodo. Non l'ho mai usato, ma secondo me è un prodotto valido. E poi di Comfort Zone, una crema notte con vitamina 30 ml. Molto bella. Passiamo avanti, però non mi sta deludendo per niente questo calendario. Bellissimo. La numero. Metta a fuoco. Ehi. Ok, la numero 8. E qui c'è una cosina. Mi piace The Ordinary. Di The Ordinary, una soluzione alla caffeina. Massaggiare, ah ok, è per il contorno occhi e quindi è tipo un gel, vedete qua. Bello, mi piace The Ordinary. Non è una marca però molto costosa, devo dire The Ordinary. Numero 9, oh, abbiamo due cose. Wow. Questo sono dei patch occhi di Patchology. Questa marca l'ho sempre sentita ma non l'ho mai usata e sono appunto due maschere, diciamo, per gli occhi da mettere sotto agli occhi. Bella. E poi questo è un shower gel di Molton Brown London. Questa marca qui c'è, è molto costosa. La mettevamo nelle camere dell'hotel dove lavoro. Come l'ho messa questa? Non riesco più.
sorlentare. Ok, la numero 10 sta qui. Ah, mi sembra vuota. Allora c'è un... Cos'è sta cosa? Tipo la possibilità di vincere qualcosa. E poi invece della drench, drank, esco, un lip serum. Mi piacciono queste cosine che ho le labbra sempre secche. E quindi qua dice il diavolo è nel dettaglio. Non so quanto questa possa essere natalizio, insomma, un lip serum. Molto vario questo calendario. Numero 11. Huda Beauty. È un liner quick and easy di precisione. Oh, quindi un eyeliner a penna. Credo sia molto famoso questo di Huda Beauty. Non lo apro così non lo secco. Comunque un eyeliner in penna nero di Huda Beauty. Bellissimo. È la seconda cosa che troviamo di make-up. Per il resto sembra tutto skincare. Numero 12. Casellina numero 12. C'è una cosina piccola. Ok. È di Pai. Quindi il secondo prodotto di Pai. Ed è un olio per il viso alle ceramidi. Carino. Io queste bottigliette qua mi fanno impazzire. Troppo carino. Numero 13. Che cos'è? Mi è volato, ragazzi. Rieccomi, quindi. È un qualcosa per i capelli. Air by Sam McKnight. E non riesco a capire che cos'è. Ok, è una crema che aiuta a prevenire le doppie punte, fa i capelli più morbidi, eccetera. 30 ml di Sam McKnight. Mai sentito, però ci piace. Numero 14. Oh, due cose. Filorga. Io so che questo brand è costosissimo. Mai usato ovviamente. E abbiamo un siero ultra liftante e una crema notte antirughe. Perfetto, questi sono davvero mini mini taglie, perché questo è 7 ml mentre la crema è 15 ml, però Filorga è costosissimo, quindi ce lo facciamo andare bene. Numero 15. Non la vedo, sta qui. Che cos'è? Di Rodial. È un soft focus glow drops. È praticamente un illuminante. Mette a fuoco. È un illuminante glow, anche primer, quindi si può mischiare magari con la... Wow. Si può mischiare con la crema. Bello, Radial è anche una marca famosa. Poi il 16. Dov'è? Qua. Due prodotti. Abbiamo di Lancôme il famosissimo Advanced Genifique, il concentrato di giovinezza. Questo però è proprio 7 ml. Piccolissimo, però vabbè, ci sta. E poi di Origins è un oil free energy boosting gel moisturizer, quindi è un gel idratante senza oli volevo dire. Perfetto, andiamo avanti, questo video sarà eterno. La 17. No, vabbè. Ok,
Che bello, un altro make-up. Questo è di Eddie Kat Von D. Sì, è vegano. Epic Kiss si chiama. Vegan Butter Lipstick. E niente. Vediamo, lo apro. Non lo voglio usare però perché ho tantissime cose ancora da usare prima. Lo vedete o no? È un colore scurino. Molto carino. Il packaging è meraviglioso come tutte le cose di Kat Von D. Io avevo un rossetto una volta di Kat Von D. Procedo con la 18, che è qui. C'è una bottiglietta Medicate ed è un liquid rehydration serum, quindi è un siero reidratante liquido. Questi io li uso molti insieme con la crema. Medicate, so che è una bella marca. Andiamo alla 19 che sta qua. Cos'è sta cosa? Oh, di Aromatherapy, un shower oil alla rosa. Un body cleanser, carino. Questi per i viaggi che non faremo mai. No, io lo userò comunque quando mi finirà il bagnoschiuma o quando vorrò usarlo, insomma. Numero 20. Qua è vuota? Oh no, no, vabbè. Di Nars è un blush ed è quello più famoso. Eccolo qua. Vediamo se riesco ad aprirlo. Farvelo vedere. Ovviamente è mini, ma io il blush praticamente ne ho comprato uno 15 anni fa e ancora ce l'ho. Quindi, che carino. Non ho mai avuto niente di Nars. Sei veramente carino. Ed è questo blush con... non lo metto a fuoco. Tipo rosino con i riflessi doratini. Troppo carino. Anche tipo soft touch il pack. Questa era la 20, ci stiamo avvicinando. Questo calendario arriva fino a 25 caselle, straordinario. La 21 è gigante e pesante. No, vabbè, ci stanno quattro cose. Vediamo. Pesco a caso. Di Fekkai. Fekkai. Non lo so. Che cos'è? Una crema? Ma non ci ho capito niente. È una crema vegana, silicone free, illuminante, all'olio d'oliva, radiante, bla bla bla, anti frizz, quindi credo sia... Sì, infatti, per capelli secchi, io, cioè ragazzi, i miei capelli sono no secchi di più, quindi questa aggiudicata perfetta. Poi della Philip Kinsley, un elasticismo, ok, datemela per buona, è un balsamo? Sì, è un balsamo, trattamento intenso. Quindi questa forse è tutto a tema hair care. Questa di Nursen. No, ok, no, questa è una crema mani. Che bello questo tubetto, è bellissimo. Una crema mani, barriera, ristora, ammorbidisce, Manuka Honey. Niente, questa è molto apprezzata. Questa va sul mio comodino. E c'è un'altra cosa. Living Proof, perfetta. Hair Day, ah, questo è uno shampoo secco che alle volte fa molto comodo, specialmente l'ultimo giorno
di lavoro prima del giorno libero. Solitamente i miei capelli sono un disastro e quindi vado di shampoo secco e poi la sera li lavo. Quindi approvatissimo. Perfetto. Rimettiamo tutto dentro. Ci stiamo avvicinando alla fine. Questa era la 21. La 22 è qui. È uno shampoo alla camomilla, scusate, camomilla, vaniglia e orchidea. Profumo. Ah, si spruzza. Molto dolce. Sento molto la vaniglia e poco la vaniglia. Cioè, molto l'orchidea, poco la vaniglia, non so più parlare. Ma sembra bello, tipo da borsetta, carino. È un po' forte per i miei gusti, io uso cose molto molto leggere. Sembra forte. 23, sta qui, è immensa, però sembra vuota. Ah, ok, di Agostinus Bader, è una crema idratante. Questi qua, questi sono prodotti, ragazzi, super costosi. È una crema 15 ml e ci sta, ci sta. È bellissimo anche praticamente questo ad irridato il colore al calendario. È fenomenale questo. Andiamo alla 24. Ancora il profumo praticamente nel naso. 24 sta qui. Pesante. Oh wow, è una candela di Neom. Real Luxury Candle. Lavanda, jasmine e Brazilian Rosewood. Infatti, fa un odore bellissimo. Vediamo se riesco a farvela vedere. Cosa mi viene nella scatola. Wow, è pesantissima. Questa candela è bellissima. Non è molto natalizia, è più tipo da fresco, tipo quando pulisci casa e accendi una candela. Però ci sta. E questa era la 24, quindi adesso la vigilia, questa era. Andiamo al giorno di Natale. La casella è piccola. No, ho già visto Natasha Denona. Questa mi piace. Vediamo, c'è un'altra cosa. Oh, c'è un profumino di Mugler Angel. Che carino, dai, è troppo carino. Non ho idea di come profumi questo, io. Sono di quelli praticamente che si aprono così, quindi dovete stare attenti, mi stavo facendo una doccia. Carino, questo più che altro è da collezione, ma io lo snifferò un po' meglio. Lo userò un po' meglio, se mi piace lo uso normale, poi mi tengo la boccetta. Non ho questa pretesa di collezionare cose. E poi non riesco a chiuderlo più. Ok, finiamo con un prodotto make-up di Natasha Denona. Oh, questo è molto natalizia. Holiday Exclusive. Apriamo. C'è anche un pennellino. Questo è molto carino. E la palette. Wow, questo verde è stupendo. Vediamo se riesco. Questa è la palette. C'è un beige chiaro, un marroncino chiaro, questo verde che è spaziale. E un senape, diciamo, un beige scuro e un oro. Bellissima, con questa mi ci trucco a Natale e questa sembra un po' tipo calamitata. Bellissima. E veniva quindi con il suo pennellino. Ok, direi che questa è la fine, scusate, di questo calendario. Posso rimettere l'ultima casellina?
Ok, questo è il calendario più bello che io abbia mai visto finora, anche più bello di Holland & Barrett, ma è completamente un'altra cosa perché lì si parla di skincare più che altro vegana, ecosostenibile. Qua non credo ci sia tutto così, anche se ho visto molti prodotti tipo vegani o cruelty free, eccetera. Ma questo vale il prezzo che costa, secondo me, non delude. Cioè, io userò tutto, tutto di quello che c'è, di quello che c'è qua dentro. Non c'è niente che non mi piace. E poi anche le scatoline sono molto rigide, quindi questo si può anche usare per fare qualcos'altro da tenere così. Io lo tengo sicuro. E niente, io spero di avervi tenuto compagnia. Spero che voi possiate comprare questo calendario in Italia da qualche sito. Non lo so, provate forse Feel Unique, forse lì lo rivendono. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere se voi conoscete i brand di questo calendario, perché io il 90% non li conosco, ma sono sicura che saranno ottimi. Quindi fatemelo sapere giù nei commenti e io vi aspetto alla prossima. Ciao!